siamo qui con Pallina per rispondere alla domanda di Enrica, la sua proprietaria, che ci chiede: qual è la differenza tra probiotici e prebiotici? Un termine che una volta si vedeva solo in alimentazione umana e che ora sempre di più si vede anche all'interno del pet food. I probiotici sono i batteri, quindi dei microrganismi che vanno a popolare la microflora intestinale, mentre i prebiotici sono il nutrimento di questi batteri che sono già presenti all'interno del colon. Entrambi svolgono la medesima funzione, cioè fibre, come ad esempio i MOS, i FOS o gli XOS, quindi tutti comunque di origine vegetale, sono delle fibre solubili che nel momento in cui entrano in contatto con l'acqua formano una sostanza gelatinosa che va a rallentare il transito all'interno dell'intestino e poi, quando arrivano a livello del colon e quindi dove ha sede il microbiota, vanno a nutrire i microrganismi. Ecco che sia i prebiotici, quindi queste fibre, sia i probiotici, che sono proprio i batteri costituenti del microbiota, danno un enorme vantaggio. Entrambi possono essere associati nei mangimi con un'azione sinergica e favorire quindi il benessere dell'intestino. Quindi, per rispondere ad Enrica, è possibile trovare in commercio sia degli alimenti che contengano probiotici che prebiotici al fine di andare a supportare non solo l'intestino ma anche il sistema immunitario di Pallina.